Buongiorno belli, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi vi porto tre trattamenti che vi cambieranno i vostri ricci. Uno, un siero, secondo, un impacco e il terzo è una maschera per i capelli. Se vi piace lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Cominciamo con la preparazione. Metto dell'acqua e aggiungo di semi di lino e la lascio bollire. Adesso vado a colarlo finché ottengo il mio gel. Adesso che l'ho colati, i semi di lino che sono avanzati, che sono nel colino, li metto e li rimetto un'altra volta nell'acqua. Ci metto un'altra acqua e li faccio bollire finché ottengo un altro gel di semi di lino. Il secondo ingrediente di questo siero è l'aloe vera, io ce l'ho nel balcone e quindi vado a prendere due rami, li pulisco e cerco di ottenere il mio gel di aloe vera. Scusate dalla voce che ho, ma purtroppo da un mesetto e mezzo non mi passa il raffreddore, quindi tutte le mattine mi sveglio con questa voce da drag queen fumatrice e migliora durante il giorno. E sapendo che ne ho fatto un bel po', lo congelo
li metto, li preparo come i cubetti di ghiaccio e li metto nel congelatore. Quando sono congelati li metto dentro un sacchettino, li tolgo via, li metto dentro un sacchettino e poi dopo lo uso per il viso, per i capelli, per i piedi, perché è super mega idratante anche per la pelle. E quando faccio la pulizia del viso, quando io la pelle del corpo è molto secca, soprattutto adesso d'estate si secca tantissimo, quindi le applico sul corpo. Ecco, mi sto facendo scaldare la padella. Metto olio extravergine, solo qualche goccia, e spengo il fuoco. Rosmarino, e chiodi di garofano. Col fuoco spento le lascio su. Questo impacco lo vado a applicare sul cuoio capelluto, cercando più possibile di massaggiarlo, così attivo anche la microcircolazione del cuoio capelluto. Lo applico e vado a dormire, lo lascio a riposo tutta la notte e il giorno dopo lavo i capelli. Potete farlo anche di giorno, mettetelo a riposo un'oretta, minimo un'oretta, e dopo vi lavate i capelli. I risultati della ricrescita le vedete veramente effettivi, provate per credere. Questo impacco io lo faccio per la ricrescita, perché comunque anche sembrano tanti capelli, ma cadono anche questi. Ho fatto della quinoa nella stessa acqua, dove c'è anche un pochettino di quinoa, aggiungo dell'avena. E la lascio 5 minuti a bollire. Fatto bollire meno di 2 minuti. Guardate com'è rimasto. Adesso vi aggiungo latte di cocco, sufficiente, a circa 2 cucchiai o 3, e adesso vado a frullarlo. Questi qua sono i miei capelli il terzo giorno. Vi do la distanza per farvi vedere il volume. E sono stupendi, stupendi. Usando la vasellina davvero potenzia tantissimo il prodotto e soprattutto mantiene i capelli idratati, non si increspano velocemente e durano più giorni. Come vedete sono veramente stupendi. Li ho legati un po' perché devo uscire, vado a ballare. Vestito è stupendo, l'ho comprato da Zara, bellissimo, 19 euro. Comunque, bella gente, se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, alla prossima. Iscrivetemi se volete che vi provo delle cose nuove, volete che faccio delle cose nuove, e se volete che faccio dei video nuovi. Adesso ciao belli, buona giornata e buona domenica a tutti. Ciao.